dire la verità, non ero così convinto questa settimana di riuscire a fare il mio giro fuori porta in bicicletta, più che altro perché mi ero organizzato per andare a seguire una traccia non disegnata da me, ma scaricata da un ragazzo che fa video su YouTube, che ha un canale che si chiama Duma Can Duma, un ragazzo della zona di Torino, non so precisamente dove. E il problema qual è? Che dei 70 km della traccia credo che il 90% sia su strade sterrate e zone boschive, e considerando che tutta la settimana che fa temporali, piogge, immagino che siano zone abbastanza paccioccate e fangose. Ma poi ho visto la giornata che è venuta fuori oggi e non volevo proprio perdermi l'occasione di fare una bella pedalata, specialmente dopo che due giorni fa ho accompagnato Luca e suo papà lungo il tratto di via Francigena Vercellese. Loro la stanno facendo tutta, andranno fino a Roma, anzi Luca andrà fino a Roma, suo papà poi ritorna verso Bolzano da Piacenza, e quindi mi è proprio venuta voglia di pedalare, di partire anch'io. Sono stato appena fermato dalla polizia, controllino veloce, a 2 km dal parcheggio. Era un po' che non mi fermavano, ci sta. Tanto io sono tutto in regola, anche sulla macchina vecchissima. Ok, dalla polizia mi sono fatto registrare, quindi siamo tutti tranquilli, mi hanno detto che è tutto a posto. Sono arrivato al parcheggio del Castello di Rivoli, libero e gratuito. Da qui parte la mia traccia, prima andrò a vedermi un attimo com'è questo Castello di Rivoli e speriamo che regga sto sole stupendo e che asciughi un po' le strade. Come previsto, appena venuti fuori dal Castello di Rivoli, imboccate le strade nel sottobosco, era strapieno di fango. Io ho sempre sul mio gravel King Slick, che non sono proprio le più adatte per fare quel tipo di percorsi, sassi e fango scivoloso, ma la mia bici non lo sa e le fa lo stesso. Che anche i tratti come questo non sono proprio adatti alla mia bicicletta e soprattutto alle mie ruote lisce, ma l'ambiente è bellissimo e la natura è bellissima, quindi continuo e proseguo per la mia strada. Questo sentierino è davvero stupendo, peccato non avere, non dico una mountain bike, ma almeno delle ruote tassellate sulla mia e non queste slick che si fatica a tenere dritta la bici in mezzo al fango, ma si riesce a fare, pian pianino si fa tutto. Sono arrivato al lago piccolo di Avigliana, indovinate un po'? Ho bucato. Che devo fare? Cambio la camera e riparto.
avete visto, camera d'aria cambiata. Alla fine è più la rottura di balle di cambiare una camera d'aria che il tempo effettivo che ci va. Ho fatto anche due parole con un signore che anche lui era qui a farsi un giro in bicicletta sui laghi. Adesso vado fin lì, che sono proprio in riva al lago, così mi vedo com'è sto lago piccolo di Avigliana, e riparto lungo le mie strade sterrate sperando di non bucare un'altra volta, perché vorrei fermarmi a godermi i paesaggi, non a smontare le ruote ogni volta. Che ne dite voi? Eh? Buongiorno, grazie mille. Buona passeggiata a voi. Prego. Sono nel tratto che costeggia l'autostrada e guardate un po', c'è il cartello Rivoli, dice 6,5 km, che è dove devo arrivare io, ma ovviamente io facendola in bici sto andando nell'altra direzione e me ne mancano 18. Ragazzi, ammetto che questa volta sono completamente bollito. Ho fatto 75 km, che per carità non sono tantissimi, però 60 di questi 75 km erano completamente nel bosco e, viste le piogge delle scorse settimane, come avete visto, erano completamente infangate le strade e con le mie ruotine slick in certi punti un po' tribolate, dovevo andare decisamente piano e quindi ci ho messo molto più del previsto. Comunque ringrazio Duma Canduma per la traccia che ha fatto, che comunque è bellissima, ma sicuramente da fare con una bici, una mountain bike, sicuramente ti diverti molto di più, o almeno avere una gravel con su delle ruote tassellate, non con le slick come ho fatto io da pirla. Quindi ora vi saluto, perché ho almeno un'ora abbondante di strada per tornare a Vercelli. E ci vediamo al prossimo video, se vi va. Non ero poi così tutto convinto di partire, però se tiro su magari si sente meglio. Uscire in macchina per vaffanculo, ma scaricata da un